Ciao ragazzi, allora oggi il filmato non ve lo posso fare dall'allevamento con i cani, ve lo faccio a bordo della mia auto perché sto viaggiando, sto andando a testare alcuni cani che ho venduto in passato. Allora io faccio sempre una visita di verifica per vedere se quelle che erano state le mie previsioni magari qualche anno fa poi hanno poi trovato un riscontro nella realtà. E anche questa è una cosa che mi ha insegnato molto a paragonare determinati comportamenti che avevano i cuccioli quando a suo tempo avevo cercato di individuare delle loro potenziali caratteristiche e poi in realtà quando sono poi maturati che tipo di guardia hanno poi iniziato a fare e quale tipo di guardia mantengono tutto. Allora il perché che voglio rispondere oggi è perché il cane da guardia non bisogna mai sovralimentare. Premesso che la sovralimentazione è dannosa per tutti, anche per noi esseri umani, per tutti gli animali. Io mi ricordo che quando avevo i cavalli le persone apprezzavano molto vedere i cavalli belli grassi, belli tondeggianti, ma se uno va a vedere invece la salute dell'animale, a volte è meglio un animale un po' più magro piuttosto che un po' più grasso. La stessa cosa vale per i cani. Non è solo una questione, tra l'altro, di salute, perché nel momento in cui noi abbiamo un animale che è sovralimentato, noi lo sottoponiamo sempre a molti rischi di malessere fisico, senza dubbi. Ma specialmente dobbiamo capire una cosa, che poiché i cani fanno parte, diciamo, chiamiamolo di una grande famiglia, di quelli che sono i carnivori, i predatori, anche se poi hanno molti cani perso un po' l'abitudine, però la genetica è rimasta sempre questa. Allora noi dobbiamo capire una cosa molto importante, che io la spiego spesso nei miei corsi, che i predatori non è che perché sono predatori predano dalla mattina alla sera man mano che incontrano prede, non ci pensano nemmeno, vivono a volte anche in simbiosi con delle prede. Vedete questi documentari dove a volte vedete leoni che sono a poche decine di metri da gazzelle, da giraffe, da zebre, da altri animali erbivori potenzialmente prede, ma loro sono tutti tranquilli perché capiscono benissimo le prede che non c'è aggressività da parte dei predatori. Nel momento in cui arriva l'appetito, inizia proprio tutto un procedimento, la necessità di cibo inizia ad innescare tutta un'attività sui neuroni, il predatore inizia a, come dire, a sentire l'aggressività che aumenta e non solo, sembra proprio che in quel momento gli vengano in mente tutte le strategie da affinare per poter concludere con successo la sua caccia. Ecco, il nostro cane da guardia all'interno del giardino, anche se non è un cacciatore, però è assolutamente vero che se noi lo teniamo sempre, non dico affamato, ma un cane con appetito, e questo lo capite facilmente perché quando le persone mi dicono gli ho dato un po' da mangiare al cane e non ha mangiato, oppure mangia solo la carne e non mangia il pane, oppure non mangia questo, non significa che gli state dando troppo da mangiare. Il cane è un predatore da un lato, ma dall'altra laggiù dove vive lo stato brado è uno spazzino, cioè tutto cosa trova di alimentare lo mangia finché ha fame, dopodiché se non ha più fame non è più interessato. Quindi voi dovete sempre tenere il cane che abbia appetito, perché questo gli stimola sempre un maggiore e un miglior lavoro sul territorio, perché se è vero che il cane fa la guardia per custodire la sua riserva di cibo, ecco, se è sovralimentato lui dà poca importanza alla riserva di cibo, in sintesi dice ma chi se ne frega se qualcuno se ne prende una parte. Se invece lui è alimentato il giusto ma mai sovralimentato e lui ha sempre appetito, tanti mi dicono ma il mio cane mangerebbe sempre bene, questo significa che è sano, ma non è che perché mangerebbe sempre tu gli devi sempre dar da mangiare, perché specialmente parlando del cane da guardia è molto importante che lui valorizzi molto l'importanza della riserva di cibo finalizzata alla sua sopravvivenza, perché questo è ciò che gli dà questo stimolo di lavorare molto sul territorio e di ingelosirsi un po' di quel posto che può essere il nostro giardino, il nostro cortile dove noi l'abbiamo inserito, e di metterci tutta la grinta
e se il caso anche l'aggressività necessaria per respingere chiunque volesse farlo entrare all'interno di quella proprietà. Quindi il perché il cane da guardia non va mai sovralimentato, anzi va sempre tenuto con un po' di appetito, ecco, è questo, per fargli aumentare il valore della sua riserva di cibo e incentivarlo a custodirla e a difendere con maggior grinta e se necessita anche con maggior aggressività. Molto bene, vi ringrazio di avermi ascoltato anche oggi, vi auguro a tutti buona giornata, a presto.